Ciao amiche e amici, Catbell, andiamo a fare il Catbell oggi. Oh, carpa. Catbell per tutti. Col camion al dietro un po' alto, eh. Oh, è un buggy bug. Allora, benvenuti, siamo in America, stiamo costruendo l'hangar per gli aerei e siamo sul DLC, gli aerei aircraft. È uscito anche il DLC dello spazio, per costruire Cape Canaveral. E faremo anche quello, che io adesso sto ancora finendo tutta la parte degli Stati Uniti. Avendo fatto tipo 200 video sull'Europa, ero rimasto indietro un po'. E mi sono un po' portato avanti adesso. Anche perché vorrei platinarlo, quindi con molta calma. E sinceramente non so se ci sono altri DLC in uscita oltre questi, se non faranno magari un season, un anno season 2 o stagione 2, anno 2, come hanno fatto con SnowRunner, per intenderci. SnowRunner, ragazzi, ho preso l'anno 4, quindi uscirà sul mio canale l'anno 4 appena disponibile, e sto facendo anche un po' di anno 3, l'ultimo DLC, che siamo in Carolina del Nord con la stazione, la centrale nucleare. Allora, un po' di visuale dal dentro, un po' di visuale da fuori. Abbiamo finito. Arriviamo al pelo, eh. Allora, ci arriviamo al pelo pelo, eh. Il pelo che quasi cade, però. Tutto, e poi quando apre il braccio, vedete, è un po' pelo pelo, eh? Allora, amici e amiche, una bennata di questa è tanta roba, eh? La grossa questa casa.
Questo killer è una ditta americana che fa mezzi giganteschi anche da lavoro, non specializzati. Riesco anche a farmi il camion adesso, da quando ho il gioco. Il camion non sapevo più di tanto che facevano il camion, però fanno tutto. No, effettivamente lo sapevo. Non so perché sto dicendo questo, però fa niente. Ok. Ok, ci spostiamo e ovviamente andiamo qua. Allora, è bellissimo lo spostamento dei mezzi cingolati che ti ha L2 R2 con tutti i vari cingoli, R1 R2 fa la vetro. Però a questo punto dobbiamo assolutamente spostare il camion. Devo metterlo qua. Perfetto.
Ok. Singoli, dobbiamo spostarci. Oh, che cos'è successo di qua? Era un po'. Dai, ma vai, camion! Cioè, non hai un cavallo, eh! Un po' troppo vicino allora. Senza rendermi conto, la buttavo metà fuori. Questo è un problema. Allora. È risolvibile, ma è un problema. Per fortuna abbiamo i macchinari pesanti, raga. Questa possiamo anche mandarla a casa però.
tanta roba la bena di questa, questo scavatore, eh? Avete visto quanto si allunga? Questo camion è messo veramente male. Allora, mi raccomando, seguite il mio canale, ci sono tanti giochi simulativi, tanti giochi portati da PC su PlayStation 5, così potete vedere com'è la grafica, com'è il gameplay, come hanno fatto bene le cose, bene o male. Tanti Day One Edition, tipo Helldivers 2, esclusiva Sony, bellissimo ragazzi, ho portato dei video, però parlare sopra è un po' complicato, dovrei chiudere l'audio proprio della chat di gioco. Adesso dopo un bel video di Construction faccio subito uno di Helldivers 2, poi ci sono i video della demo di Skull and Bones, ci sarà un Mad Runner, Expedition Runner, bellissimo, Day One. Poi voglio valutare un attimo se prendo Skull and Bones o Dragon Dogma 2 o Ron, adesso vediamo un attimo, aia che le mie altre tirate. Ok, qua tocchiamo dentro da qualche parte, sicuro. Esattamente. Allora giriamoci un po'. Vediamo se tocchiamo dentro quando giriamo. Ah beh, ma qua in realtà potevamo farlo tranquillamente mettendoci dritti, eh? Questa cosa che sto facendo, vabbè, adesso la faccio perché sono già qua. Però potevamo evitarla e non toccare il dentro del dell'escavatore. Ok. Allora, spostiamo il camion. Ok, adesso spostiamo l'escavatore e poi rispostiamo il camion. La smetti di cambiare il visuale, magari mi fa anche piacere dopo. Allora, qui siamo ancora a giorno, ma fa una visuale un po'... Cioè, mi tira sempre la...
Allora, da quello che ho visto, siamo a posto. Sempre su Stortino. Allora, se volete vedere anche tutti i viaggi di scaricamento della terra nel posto giusto, orca loca! Era anche sul no, però io devo andare di qua. Io direi che sto camion è un po' pieno, stavolta l'ho riempito bene. Non mi ricordo mai se sono col muso o col dietro del scavatore. Insomma,
è proprio messo benissimo, però oh mio Dio! Buttiamo giù la berma. Ok, grazie. Ma siamo autotirati su. Però devo spostare il camion prima. Allora, io più o meno ce l'ho, però... bisogna vedere con la berma, perché... secondo me sono distante, adesso vediamo come ci posizioniamo. No. Vai, ancora, ancora dentro! Aspetta. Ho fatto un disastro. Magari devo andare a prendere la ruspa per mettere la forza col disastro, adesso vediamo un attimo, ragazzi.
Altro scavo l'avevo fatto meglio, perché sono arrivato a questo punto e l'ho già finito. Porco. Sono un po' infossato io. Dai, ma è talmente poco che... Ok, vediamo se riusciamo a... Boom, tutta fuori. Grande drum. Devo andare di qua allora, no, di qua. Ok. Io andrei qui. E li compriamo, ce li facciamo mandare. Stavolta non abbiamo tempo di andare a recuperarli. No. Questo no. Ok, sono un bel po' di soldini, eh. Eccoli qua.
Gli ha rotto la gola. Perché non scende? Questi non sono, stavano di là allora. Le carri per calcestruzzo sono questi qua. Bello che io voglio metterlo per primo, il primo che becca. Boom! Palle per calcestruzzo, questo qua. Frena. Quindi calcestruzzo ci sarà da gettare. Ah, bello! Bella sta cosa dei piloni. Ci manca un bel po'. Boom! E uno è andato! Perché si è girata la visuale? Non riusciremo mai a capirlo il perché. Non sono uscito. Allora. Ok. Bello, un bel po' di filoni.
Bello, è divertente questa cosa dei piloni. Siamo in fila, facciamo le cose. Credevo che dovevamo gettare, invece questa è una bella sorpresa. Basi per piloni, secondo me arrivano già prefabbricate. O le facciamo col ferro, perché le basi così di solito si usano con i prefabbricati. Diciamo che io dovrei saperlo perché sono il... sono il capo qua, però non ho dietro i disegni per vedere. Ecco, rimuovi i materiali di costruzione, però dobbiamo farlo dopo perché sennò mi frega. Oppure no. Però quelli sono per la gettata, quindi ho paura che... non paura, nel senso, credo che... Era messo un posto rotto. Aia botta. Scusate ragazzi, ho tenuto giù un po' il gancio. Un po' troppo. Attenzione che nessuno stia in giro mentre sto portando i piloni, sennò che ci facciamo male. Allora, la gru è bellissima da usare. L'escavatore è bellissimo da usare. La trivella è un po' bla bla bla, è bella, però la pompa per calcestruzzo ho imparato a usarla, però non è che sia tutto sto granché, però non è male neanche la pompa per calcestruzzo, poverina. Eh? 34% di questo hangar, ma questo hangar non mi sembra poi tanto grande, cioè quanti aerei ci possono stare dentro? 4? Non lo trovo tutto sto... potevano farlo un po' più grande, sinceramente. È anche vero che quanti hangar, quanti aerei ci devono star dentro. Cioè, non siamo tipo in un aeroporto a Washington DC, JFK. Non so, sì. Mi viene in mente quelli che ho sentito dei film, non so neanche se è a Washington dove è. O a New York, JFK. JFK, perché JFK, John Fitzgerald Kennedy. Allora, dopo questa botta di storia sul canale di Marco Drano, andiamo avanti. Bang, grande. Togliamo i materiali da imballo, ma spostiamo la gru, perché so già che poi farà una brutta fine questa gru. Se devo portare qua la pompa per calcestruzzo. Ciao, io sono Marco Drappi. E corro, 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 corro. Vediamo cosa succede.
tam, che sono da gettare, vedi? Allora, ho usato il prefabbricato per la base e poi questi pannelli per poter fare la gettata. Allora, andiamo un attimo a vedere il parco mezzi. No, andiamo un attimo a vedere le abilità. Possibile che ho fatto tutto? No, manca questo. E beh, ma questo è che devo finire due capitoli. Magazzino traguardi, fino a traguardi. Pallet. Acquista regolarmente tutti i materiali di stacco da fornitori, materiali. Sconti sempre maggiori. Io qua. Asfalto, terra e ghiaia, sabbia non ho ancora fatto nulla. E vabbò. Manuale non ci interessa, abilità. Non abbiamo ancora punti per fare l'abilità. Progressi. C'è parecchio da lavorare per il platino. Vabbè, allora possiamo andare direttamente con la nostra Beto con la pompa incorporata, questa bellissima. Saliamoci sopra. Chissà dove l'ho piantata io. L'ho sicuramente dimenticata in giro su qualche cantiere, credo. No, grande, dai, l'hai portata a casa. Allora, vedi che dobbiamo fare tutto il pezzo fino a qua, quindi ce la facciamo in viaggio rapido, se no non ci passa veramente bene. Ok, allora riempiamo. Bam! Questo camion mi piace veramente tanto. È proprio bello, secondo me. Pompa della Cifa. Ok. Giusto, perfetto. Lui è il DAP. Ok, getto on. Allora, dovete capire che se vedete che esce fuori non lo consuma però, eh. Ok, quindi io posso anche non spegnere e fare così, e questo qui ne rimane visivamente sulla terra, sul pavimento, su quello che è, e ne lo consuma. Però ogni volta dovrei spegnere. Perfetto, plus. Allora, vediamo se riusciamo, per fortuna.
comunque il dov'è la pompa per calcestruzzo? Proprio in mezzo alla betoniera, quindi ci stai abbastanza in mezzo, come in questo caso. Ho avuto un po' di fortuna, non devo spostare la beto. Io avrei usato prefabbricati anche qua, sinceramente, però non avrei fatto la gettata, però vabbè. Allora, amici e amiche, vedete, per fortuna non ci posso credere che per un niente vabbè, dai, devo spostare la betoniera per farne una, lo sapevo, ve l'avevo detto. Che, oh, come sono stato fortunato, e invece no. Allora, amici e amiche, ci vediamo al prossimo episodio di Construction Simulator. Dai, spostiamola velocemente. E niente, ci vediamo al prossimo episodio dell'Hangar America DLC, ok, qua ci può andare bene, DLC dell'Aircraft, che era quello prima dell'ultimo dello spazio, Construction Simulator, un sacco di giochi insieme, e mi raccomando, seguite il mio canale qua su YouTube, portate i vostri amici, parenti, così, insomma, se volete fare anche l'account ai vostri animaletti, il cagnolino e il gattino, così abbiamo un po' più di gente che ci segue. Beh, chiaramente poi dovranno vederlo, non è che fate una cosa per nulla, poi mettete lì il tablet al gattino e guarda, non ricordate, sicuramente è una cosa fattibile. Allora, vediamo, pam raga, bella lì. Ok, allora vediamo un attimo l'altra fase e noi ci vediamo al prossimo episodio. Devo mettere le maglie e poi sicuramente ci sarà da fare il tetto o roba del genere, o forse un piano. No, ma è possibile che l'hanno fatto un hangar così basso? Boh, non lo so, vedremo al prossimo episodio, ciao.